incasso record al Castellani per l'arrivo dell'Inter, mai vittoriosa Empoli in campionato. Spalletti sceglie il modulo 3-4-3 con Bonomi a sostenere Cappellini ed Esposito. Nell'Inter Ronaldo affiancato da Branca, Gyorcaeff a centrocampo, l'escluso è Galante, un ex dell'Empoli. L'arbitro è il signor Emilio Pellegrino. 2:30 e l'Empoli è in vantaggio. Bianconi, Esposito, Prodezza e palla in rete. Carmine Esposito, 27enne, nato a Napoli, è il suo quinto gol in questo campionato, la sua esultanza. L'Inter ha chiesto invano un fuorigioco, Esposito ha sorpreso la retroguardia nerazzurra, bello il suo gesto tecnico e anche acrobatico, lo possiamo apprezzare ancora in quest'altro replay. È l'Empoli a fare la partita nella prima mezz'ora, qui Esposito arriva in leggero ritardo. L'Inter soffre soprattutto nel settore difensivo di destra. Tonetto, i Bonomi che va incontro alla palla per un sinistro di prima intenzione. Bisogna aspettare 28 minuti per vedere l'Inter pericolosa. Bella idea di Branca, indovina il corridoio per Ronaldo, lo scatto del brasiliano che tenta l'aggiramento di Rocati ma si porta la palla a fondo campo. Oggi una giornata completamente negativa per Ronaldo, poteva tirare con il destro, ha cercato l'aggiramento e poi ha sbagliato. Colpisce West, allontana Pane, poi Winter, sinistro, traversa, Branca, parata di Roccati, interviene Ronaldo ma Pellegrino ha già fischiato concedendo il calcio di punizione all'Empoli per un fuorigioco rilevato dal suo collaboratore De Santis. Probabilmente Ronaldo era in posizione regolare già al momento di questo sinistro di Winter e peraltro rimane in offside anche sulla battuta mancina di Branca. A questo punto è già intervenuto il direttore di gara. Branca, buon movimento su Baldini e Bianconi probabilmente si aiuta di mestiere su Gyorcaeff che subisce una spinta alla schiena. Pagliuca di piede, prende in controtempo Bergomi, sta per approfittarne Cappellini, da terra interviene Bergomi, ma non interviene il direttore di gara, Cappellini a terra. Pagliuca, disturbato proprio da Branca, la girata di Cappellini e il salvataggio di Gyorcaeff, distinto, come rivediamo, proprio sulla linea di porta. Poi Cribari, conosciuto anche come Bigno, che impegna Pagliuca. Simoni certo non può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi. Gyorcaeff, siamo in apertura di ripresa, Roccati in due tempi. Poi Ronaldo, prova da fuori area, ma senza precisione. Spinge Bonomi, bella azione della squadra di Spalletti, Esposito, aspetta l'arrivo di Cappellini che scarica il destro, battuto Pagliuca ma c'è il palo, immediata la replica dell'Inter, di piatto destro, Samorano entrato al posto di Branca, anche per il cileno il palo. Cribari ha giocato molto bene oggi, un destro che non impensierisce Pagliuca, più problemi invece vengono creati a Pagliuca da Esposito che manda a vuoto Sanetti, di piede con il sinistro si salva Pagliuca. Samorano ha chiesto invano il calcio di rigore per questo intervento di Bettella che ha preso il posto di Baldini. E occhio alla prodezza di Recoba, siamo al 36esimo. Il sinistro magico, prodigioso di Recoba, credo che questo gol farà il giro del mondo. Il giovane uruguaiano salva ancora l'Inter come era accaduto nella prima giornata di campionato con la doppietta rifilata al Brescia. Guardate Recoba, dà un'occhiata a Roccati che è lontano dai pali e inventa questo sinistro lunghissimo, teso e estremamente preciso. La gioia di Recoba che dedica a qualcuno sulla panchina dell'Inter il suo gol. Simoni dà un'occhiata all'orologio ma conclude l'Empoli in avanti. Esposito, forse un po' egoista, poteva servire il meglio piazzato Floriancic alle sue spalle. Finisce 1-1 dunque al Castellani. Possiamo tornare qui nella gelida ventosa tribuna stampa del Castellani per dire che il totale degli stipendi dei giocatori dell'Empoli, stipendi lordi in un anno, è di circa 8 miliardi di lire, quasi gli stessi che guadagna Ronaldo ma netti. Eppure oggi l'Empoli è andato più vicino alla vittoria, complimenti a Spalletti per il gioco, gli schemi, la grinta della sua squadra, in questa maniera si può lottare per la salvezza fino in fondo. Invece di bel gioco proprio non si può parlare per ciò che riguarda l'Inter ed è questo il dato che a mio avviso deve preoccupare maggiormente Simoni al di là del fatto di aver perso il primato in classifica.